Quando la caccia fu riaperta, una marchesa fe l'invito al suo manier, per una spiera molto esperta di prodi cacciatori e cavalier. Fra questi allora si iniziò. Anna Mazzamauro, ti ringrazio, ti ringraziamo infinitamente di averci ricevuto, sei stata molto gentile e cortese. Ma figurati, non sono mica il Presidente della Repubblica, no, tanti aneddoti. Ecco, aneddoti. Sì, giusto. Io sono convinta che voi siete venuti qua con il desiderio e la certezza che io avrei potuto raccontare degli aneddoti su Marasco. Io in realtà non sono stata amica di Marasco, ma non perché non ci fosse l'occasione, era una persona adorabile. Poi qualsiasi artista a quel livello è adorabile, sì. Scusa, è un termine forse un po' snob, io non lo sono, quindi forse ho sbagliato. Diciamo apprezzabile, diciamo amabile, diciamo degno di essere un artista come lo era Riccardo. Allora, dicevo, non ho aneddoti, nel senso che tra noi è andato tutto molto bene. In genere gli aneddoti sono quelli, io mi ricordo, ho litigato e gli ho detto perché, no, non ho mai litigato e stavo dietro le quinte, come si suol dire, e come era in realtà, mentre lui suonava, ed era per me una novità assoluta, nel senso che noi siamo abituati anche di fronte ai più grandi chitarristi ad ascoltare con gioia delle musiche meravigliose, ma lui andava oltre, perché non era musica normale, né, ecco, quello che mi ricordo di Riccardo è lui, i suoi riccioli neri e i riccioli della chitarra. Ecco, la chitarra è già di per sé un aneddoto, perché è storia popolare, è storia di una persona che ha amato talmente la musica popolare, sì, che adesso si chiama il pop, no? Io preferisco dire popolare, sì, perché sì, sono sì, italiano. Siamo d'accordo. L'ha amata talmente da rinunciare alla fama. E non so se io debba spiegare questo, però c'è un momento in cui si passa dal palcoscenico al retro televisione, al retro cinema, al retro tutto. Lui è rimasto fedele alla sua entità, a quello che amava veramente, ed era la ricerca della musica popolare attraverso la chitarra. E cantava e suonava in un modo che rievocava campagne, paesi, la nostra nazione, la nostra storia. Era, che te devo dire, di semplicemente che era stupendo, mi sembra banale anche perché siamo qua, ma siccome non è una commemorazione questa, certo, ma è un bellissimo ricordo, allora mi posso permettere di usare anche delle parole che possono sembrare, io non capisco perché lui non sia stato promosso, se non nel ricordo, tra i grandi da frequentare, e io credo che la sua sensibilità lo abbia portato anche un po' a soffrire questo fatto, vero? È vero, è vero. Sì, ecco, e in quel piccolo spazio dove allora lavoravamo insieme a Oreste Ionello, grande attore ma piccolo spazio, eravamo tutti grandi alla ricerca di un grande spazio, poi forse ci siamo riusciti, e in quel piccolo spazio forse lui aveva trovato una sorta di regno, perché l'ascolto delle persone che frequentavano quelli che si chiamavano erroneamente i cabaret, il cabaret vero è nato in Germania, vive là, sì, i nostri erano, diciamo, delle piccole riviste da camera, però in quello spazio, tra persone intelligenti, come lo era allora Luciano Cirri, a prescindere dal fatto politico, cioè, io manco sapevo che era un uomo di destra Luciano Cirri, cioè, non me ne fregava niente, certo, perché io recitavo i suoi testi che mi piacevano moltissimo e non mi sono mai chiesta di dov'è? Destra, sinistra? Sì, sì, sì. Io amo le persone intelligenti, in qualsiasi posizione stiano, che stiano storte a destra, a sinistra, di sotto. Come vedi adesso c'è un tale casino che sarebbe bene non identificarsi è né vero, di qua né di là. Vero. Però, a parte questo, tornando a Riccardo, aveva trovato una sorta di regno, dicevo, perché l'ascolto delle persone in quelli che venivano chiamati cabaret era talmente vicino che prima ancora di arrivare con la musica
ci arrivava con la chitarra, con la sua postura, con il suo amore che trapelava e trasudava da se stesso, e quindi aveva trovato il suo spazio. Poi non so perché se ne sia andato. Improvvisamente un giorno io sono tornata lì e mi hanno detto: Riccardo Masco non c'è. Non ho chiesto.